Ecco, vedi, è partito tutto da qua. Il Baritalia, vedi? Ci sono tanti personaggi, purtroppo molti non sono. Hanno contribuito alla. All'esecuzione di questo album, non sono qua. Qua c'è Glauco Zuppiroli. Questo era un attore, cioè aveva cominciato a fare delle parti giù a Roma. Giordano Candy era abbastanza bello, cioè molto bello, diciamo. Però partendo da qua, questo è Fabrizio Urzino, fratello di Kamsin, che suona coi Bermuda. Ha suonato anche con Bertoli, ha suonato con me, con Jimmy James Browning, il famoso cantante anglo-americano, come si può dire, cioè lui praticamente faceva il militare giù a Napoli, poi ritorna più indietro, rimase in Italia e a cantare, infatti continua ancora, era l'altra sera al concerto del 29 settembre. Poi, Poi c'è l'unica ragazza. sì, questa era la ragazza appunto di Giordano Candy, che adesso vive in Svizzera, fa il ristoratore. Poi qua c'è un altro chitarrista molto bravo, è Marco Tosatti. Questo album, tra l'altro, ci sono dei brani molto belli, tutti originali, canzoni nostre che facemmo per quell'epoca. Abbiamo l'esploratore Mauro Malavasi dietro, che però non si vede tanto. Appunto Glauco Zuppiroli, che adesso suona con Vinicio Capossela, jazzista, si dedica al jazz, tra l'altro. Qui abbiamo un altro chitarrista, Silvano Ori, che anche lui fece parte, non so se registrò qualcosa anche con i Nomadi addirittura, chitarre acustico o quant'altro. Abbiamo un fotografo, Aerio Cresta, qui c'è Anderlini, suonava l'armonica a bocca. Poi abbiamo, ecco, qui invece ci Li spostiamo. conosci quasi tutti. Ah sì, perché io, cioè, a parte che ci manca molta gente, comunque questa è l'ala, diciamo, più del Baritalia, c'è Franco Tedeschi, Franco Ciccio Tedeschi, qui c'è Claudio Santini, poi abbiamo Maurello Giberti, Rumba, e poi ci sono delle foto dove appunto loro sono presenti, ma sono in bianco e nero, sono nella parte dei provini, diciamo. Questa era fu si decise che era la che voleva, cioè doveva diventare la foto ufficiale del disco, e per cui scelsero questo. Ma io, diciamo, avevo subito una forte attrazione verso questo bar, perché io mi ricordo che frequentavo un bar in via Bonaccini, non mi ricordo neanche più, insomma, dove c'erano degli amici. Pomeriggio partii da in centro verso Modena, perché ero attratto dal centro, e vedi questo bar. Non mi ricordo se ne avevo sentito parlare, però decisi che, insomma, cominciai a frequentare questo bar. E da lì, appunto, sì, io suonavo, suonicchiavo, ma mi interessava più la compagnia. Poi, insomma, sono venuti a sapere che suonavo e abbiamo cominciato appunto a fare delle jam session insieme, fino a quando non conobbi appunto Corrado Bacchelli, che mi chiese di entrare a far parte di, prima con la Cristina Hansen, poi Piero Cotto, poi Nomadi. Dopo invece, quando la Cristina smise oppure decise di fare l'attrice, non ricordo, andammo su a Asti ad accompagnare Piero e i Cottonfields, Piero Cotto. Chi era questo? Era un cantante abbastanza in voga allora, lo è ancora, cioè, tra l'altro suona ancora, canta ancora, fece anche dei dischi, tra l'altro. E no, era un cantante classico, tipo alla Chicago, un misto fra genere sentimental, melodico, aveva una voce rauca abbastanza valida. Cominciavamo, cioè noi eravamo un'orchestra, e come orchestra andammo giù 15 giorni, un mese in Sicilia a suonare. Incontri a Bizzeff, e poi andiamo al Piper a Roma addirittura, al Piper. Piper, sì, al Piper, 15 giorni con i Rocks, c'erano, sì, proprio il Piper nel periodo d'oro. Praticamente io a 15 anni conobbi Corrado Bacchelli, che fu produttore dei Nomadi, Alan Sorrenti, e qua siamo col primo gruppo che accompagnava la sua ragazza, la Cristina Hansen, poi
era la sua fidanzata, sì, la sua fidanzata, e però cantava e faceva anche, fece la comparsa in un film di Fellini, Tre passi nel delirio. Allora lui aveva bisogno, cioè insomma ci conoscevamo perché appunto il Bar Italia era frequentato da questi personaggi, produttori e non. E per cui mi chiese di, per una strana amalgama, insomma una sorta del destino, di entrare subito a far parte di questo gruppo che poi continuò ad accompagnare Piero e i Cottonfields di Asti, Piero Cotto, Piero e i Cottonfields. Qui siamo al Bar Italia, di fronte al Bar Italia, qua davanti addirittura. Quindicenni però. Questa era la sala prove. Qui al basso appunto con Christina Hansen. Questo invece è il primo concerto che fece a Modena al Circolo della Stampa, con Gianfranco Anderlini all'armonica. Il Circolo della Stampa era in via Canal Grande. Locale abbastanza nuovo per quei tempi. Qui eravamo su a un concerto e questa era parte, diciamo, del primo gruppo. Poi, dopo 8-9 mesi, frequentando il Bar Italia, proprio un giorno mi ricordo Corrado mi disse: "Vuoi venire a suonare i Nomadi?" Ho detto: "Sì, va bene." Allora sì, ho mollato il gruppo che c'avevo, sempre buoni rapporti, perché è logico, sì, non è che c'era. E abbiamo cominciato a fare delle prove per diversi mesi giù a Novellara. Ho avuto occasione di vederli quando avevo 13 anni che facevano le foto per l'LP Un figlio di fi No, noi non ci saremo, per quando noi non ci saremo, un album bellissimo. Mi ricordo che li vidi con questa Ford Escort, avevo una Ford verde. E andai verso di loro per chiedergli autografo. Avevo avuto 13 anni, perché loro avevano tutti 7 anni in più di me. Io quando avevo 18 anni loro ne avevano 25. Ma questo me lo ricordo proprio come se fosse. E appunto il segno del destino ha voluto che entrassi con loro. Abbiamo cominciato a fare delle prove, perché noi a quel tempo facevamo, il repertorio era diviso in due parti. C'era, siccome in Europa in quel periodo c'era l'onda progressive, c'erano gli Yes, i Led Zeppelin, c'erano i Genesis, e loro, insomma, diciamo, in questo periodo loro erano un po' fermi ancora agli anni 60, ma un po' tutto l'ambiente musicale era fermo in quel periodo. Allora, insomma, ci voleva una spinta nuova, una innovazione. Allora cominciamo a preparare delle cose un po' copiate, un po' arrangiate da noi, sulla falsariga dei Genesis, cioè arrangiavamo dei pezzi e lo spettacolo era diviso in due parti, c'era la prima parte arrangiata con tutte queste cose nuove, la seconda parte invece dei vecchi brani loro riproposti, Con insomma, il in suo chiave, repertorio. esatto. Poi con Saint Vincent, insomma, arrivammo primi. No, no, in finale, cioè eravamo in semifinale, poi arrivò qualcun altro, però siccome vendete un sacco di copie, questo Io Vagabondo, loro decisero insomma di ritornare sulle vecchie orme, insomma, riproporre insomma, i loro programmi, il loro repertorio. Allora lì insomma ci dividemmo, dopo 9 mesi, insomma, ognuno, io ripresi poi a fare l'orchestrale, insomma, poi ebbi occasioni, insomma, di suonare con degli altri, ecco. Poi ci siamo rivisti, ci abbiamo registrato durante il Ah, periodo. hai litigato? Ha litigato, insomma, sì, c'erano delle idee un po', sì, c'era un po' di frizione, come posso dire, c'era, insomma, non eravamo allineati al 100%, insomma, diciamo all'80, al 60, via. Allora sì, c'era qualche discussione, vabbè, ognuno prende la sua strada, poi eri molto giovane, 18 anni. Cioè, non è che dicevi: "Oddio, perdo questo lavoro, sono rovinato." No? C'erano delle porte, almeno nella tua testa c'erano delle porte aperte. Durante, sì, a Saint Vincent ho incontrato un bel po', mi ricordo Maurizio De Nudada, Peppino Di Capri, Albano, addirittura siamo andati a casa sua con Corrado, perché Corrado conosceva mezzo mondo, Alan Sorrenti.